Siamo alla quarta corsa, come vedete è già stato tirato il canape. Quarta corsa che vede al primo posto allo steccato Ugolina, montata da Jacopo Pacini, poi Tourbillon con Mattia Chiavassa, Urbina Bella con Stefano Piras, Soleandros con Michel Puzzu e poi Tottu Bellu con Andrea Mari, Ungaro De Bonorva con Alessio Giannetti e Takatursa con Luca Paddeu di rincorsa. Ecco che entra Jacopo Pacini con Ugolina, casacca rosa e viola. Ecco Mattia Chiavassa con Tourbillon, numero 2 di coscia. Urbina Bella è la cavalla dal mantello grigio montata da Stefano Piras. Poi la volta di Michel Puzzu che monta Soleandros. Eccolo qua Andrea Mari che monta Tottu Bellu, lo ha montato diverse volte anche alle prove di notte questo cavallo quando era un puledro. Ecco, è entrato il Mari affiancato subito. Va bene, e poi c'è un cavallo che è il numero 6 che vedete scorrere qui davanti a noi con Alessio Giannetti, che è Ungaro De Bonorva, anche lui proprietario straniero. Tutti pronti per entrare tra i canapi? Non ho capito perché si è fermato Pacini lì all'ingresso. Boh. Dunque, dovrebbe entrare Ugolina. Vediamo se entra. No. Ugolina è spiritoso. Su, su. È là. Un po' spiritosina. Vai. È entrata. Eccola qua. Molto bellina però, eh. Ugolina numero 1 con Jacopo Pacini ed ecco Mattia Chiavassa con il numero 2 Tourbillon, poi la volta di Urbina Bella, questa grigia roanata montata da Stefano Piras, poi la volta di Michel Puzzu su Soleandros, quindi Tottu Bellu Andrea Mari, Ungaro De Bonorva Alessio Giannetti, casacca rosa. Di rincorsa abbiamo Takatursa con Luca Paddeu. L'allineamento non sarebbe niente male, l'ho detto in tempo, tutti andati in giro. Oh là là! Vediamo se è là, non è valida perché erano tutti ammonticchiati. Niente, non è valida, non è valida. Vediamo se è la volta buona, quindi Ugolina Tourbillon Urbina Bella, Soleandros Tottu Bellu, Ungaro De Bonorva, bello, questo Ungaro De Bonorva è bellissima struttura. E poi di rincorsa Takatursa. Ragazzi, via, un po' dritti. Perde posizione Ugolina, anche Tourbillon, Tottu Bellu, ognuno è dove gli pare. Un ordine sparso. Cioè al momento al canapo c'è un cavallo, anzi due. E adesso Soleandros spinge verso il basso, schiaccia un po' tutti. Vediamo Mari dove si mette. In questo momento sta nelle retrovie con Tottu Bellu, cavallo allenato da Tonino Cossu, sono partiti, non è valida, perché? Perché non è valida? Ci stiamo allenando alla sera del palio, con tutte le mosse non false, insomma con tutta la lunga attesa, ci stiamo allenando, per i cavalli è importantissimo questo tipo di allenamento,
quindi bene che abbiamo, che io debba avere più pazienza, perché comunque ai cavalli fa bene anche mosse difficili, problemi, mosse non valide. Poi ci sono però anche delle scuderie che non hanno un cavallo, che un cavallo, uno, almeno uno, che sia addestrato. E vai, partiti, fortissimo, Andrea Mari ha colto il tempo della mossa perfettamente, ha visto tutti un po' ammucchiati verso il basso e sfilato primo con Tattubello. Intanto c'è Michel Puzzu, tenta di entrare ma rimane un po' bloccato, ed è ancora Tattubello con Andrea Mari che va dall'esterno, c'è Soleandros e dietro c'è Tourbillon. Andrea Mari guarda dietro chi c'è, vediamo come si sposterà, continua a guardare chi c'è dietro e tiene a bada Tourbillon. Riesce a girare molto stretto con Tattubello e riparte nella spianata in vista della prossima curva, che continua a portare bene. Come vede che lo raggiungono, aumenta un po' il galoppo, il cavallo risponde molto molto bene. Ultimo giro, vediamo se riesce Tattubello, tutti gli altri fanno l'andatura che decide lui. È sempre Tourbillon, poi c'è Soleandros. Ancora Andrea, l'attacco dall'interno di Piras che monta la grigia Urbina Bella. Ha fatto una, l'ha superato e va a vincere facile. Piras ha molto mestiere, devo dire che ha mestiere. E poi alla fine è andata così, vince a sorpresa Urbina Bella. Secondo Soleandros e terzo arriva Alessio Giannetti con Ungaro de Bonorva.